Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video della B-Productions. Innanzitutto, prima di cominciare con la recensione di oggi, volevo solo dirvi che questo video lo state guardando nella settimana dopo la cerimonia, ma io l'ho registrato prima della cerimonia degli Oscar, quindi non so se ha vinto qualche premio, dato che ha ben 8 nomination. Tutto qui. Prima di cominciare, come al solito, però, sigla. Il film che recensirò oggi è Moonlight, secondo lavoro di Barry Jenkins, che aveva esordito già nel 2008 con il suo primo lungometraggio, ovvero Medicine for Melancholy. Ma ora torniamo al film di oggi. Moonlight racconta di Chiron, un ragazzo afroamericano che è nato e cresciuto a Liberty City, un quartiere nella periferia di Miami. La sua storia ci viene raccontata attraverso la sua infanzia, la sua adolescenza e la sua età adulta. Chiron è un ragazzo molto introverso, insicuro, spesso indifeso e molto chiuso in se stesso, e quindi lo vediamo sempre che parla poco, sempre con la testa bassa. Questo perché comunque è sempre alla continua ricerca della sua strada per capire chi è e chi vuole diventare. Il cast del film è composto principalmente dal protagonista, ovvero Chiron, interpretato da ben 3 attori. Abbiamo Alex Ebert, che lo interpreta da bambino, poi abbiamo Ashton Sanders, che interpreta lo Chiron adolescente, e infine l'età adulta, dove è interpretato da Trevante Rhodes. Tutti e 3 gli attori li ho trovati veramente fantastici nel film, riescono a mantenere tutti e 3 la stessa espressione, e questo nasconde comunque le differenze che ci sono tra i vari attori, perché sembra di vedere la stessa persona che appunto cresce, partendo da Ebert e arrivando a Trevante Rhodes. Non si nota appunto questa grossa somiglianza, perché comunque sono 3 attori diversi, non hanno gradi di parentela tra di loro. Eppure non si vede questa diversità. Mi ripeto, sembra appunto di vedere sempre la stessa storia che sta crescendo durante il film, e questo è veramente fantastico. Il personaggio di Chiron, che appunto interpretano questi 3 attori, è reso nel film in modo molto dettagliato e molto studiato e analizzato, anche perché appunto è il protagonista del film, e quindi è giusto che sia così. E ci sono vari motivi che ci spiegano appunto le varie sfaccettature del personaggio, come ad esempio da cosa è caratterizzata la sua insicurezza, la sua difficoltà nella crescita. E 2 di questi motivi sono sicuramente la mancanza della figura paterna e la presenza invece di una madre tossicodipendente, che è con lui molto aggressiva e che, diciamo, crea appunto questo rapporto di odio però con Chiron. Tra gli attori importanti però non protagonisti troviamo Juan, interpretato da un favoloso Marshall Ali, che è un attore che comunque si sta facendo conoscere, perché l'abbiamo visto in serie TV come House of Cards e Luke Cage è stato molto criticato, però, ma io non l'ho vista quindi non saprei dirvi. Ma lo vediamo anche al cinema, infatti nel 2016 è presente in ben 3 film, ovvero Free State of Jones, Il diritto di contare e Moonlight. Questi ultimi 2 sono anche presenti nella categoria miglior film, quindi diciamo che ha scelto degli ottimi progetti da cui cominciare magari una lunga e prolifica carriera. Marshall Ali nel film l'ho trovato veramente perfetto, interpreta benissimo questo personaggio, che è stato anche scritto molto bene, quindi queste 2 caratteristiche formano appunto un personaggio fantastico, perché sia scritto molto bene sia interpretato molto bene. E grazie a ciò Marshall Ali si è aggiudicato, secondo me molto giustamente, la candidatura al premio come miglior attore non protagonista agli Oscar. Adesso io non so se appunto ha vinto poi magari in quella categoria, perché come vi dicevo all'inizio di questo video, questa recensione la state guardando appunto dopo la cerimonia, perché sono riuscito a pubblicarla solo dopo. Comunque, torniamo a Juan. Questo personaggio è uno spacciatore ed è il boss, diciamo, del quartiere, e questo lo capiamo anche dalla coroncina posta sul cruscotto della sua macchina quando va appunto in giro per le strade del suo quartiere. Ed è bellissimo il suo primo incontro con Chiron, che avviene appunto una mattina mentre lui sta controllando la sua zona, i suoi piccoli spacciatori, e vede questo bambino che scappa dai bulli e che si nasconde appunto in una casa. Quando lo trova, diciamo che rimane colpito appunto da questo bambino, e diciamo che si scatena il suo lato buono, perché comunque è uno spacciatore, non è proprio una gran bella persona, tutt'altro. E quindi si apre questo lato buono di Juan, che decide appunto di prendere questo bambino sotto la sua ala protettiva, e ne diventa poi un punto di riferimento, e per Chiron sarà addirittura quasi un padre. L'unica cosa è che non c'è molto nel film il personaggio di Juan, però capisco il motivo per cui c'è poco,
perché la sua personalità invece rimane per tutto il film e rimane, come vi dicevo prima, un punto di riferimento per Chiron e per tutta la sua vita. Poi, tra gli altri personaggi importanti, troviamo la compagna di Juan, ovvero Teresa, interpretata da Janelle Monae, anche lei presente come Marshall Ali in due film candidati nella categoria miglior film agli Oscar, ovvero Il diritto di contare e appunto Moonlight. Janelle Monae non mi è dispiaciuta, anche lei però comunque c'è troppo poco per, diciamo, essere candidata, infatti non è riuscita a essere candidata agli Oscar, nonostante comunque sia veramente brava nel film. E anche lei comunque, diciamo che sostituisce un po' la figura materna, che anche quella, anche se c'è, un po' manca per Chiron. Poi un altro personaggio comunque importante della pellicola è sicuramente la madre di Chiron, interpretata da una favolosa Naomi Harris. Lei è veramente bravissima e si è sicuramente meritata la candidatura a miglior attrice non protagonista agli Oscar, solo che non credo che lei abbia vinto perché a detta di tutti è l'anno della Davis, però il film Barriere io non l'ho ancora visto, quindi non saprei giudicare. E appunto pare che debba vincere al 99% Viola Davis. Però per la Harris secondo me si apre una buona strada, perché comunque con questa interpretazione si può anche aggiudicare ruoli magari più importanti di quelli che ha avuto in passato, anche perché comunque è un'attrice emergente, ma è già stata partecipe di grandi produzioni, diciamo. Infine l'ultimo personaggio importante della pellicola è sicuramente Kevin. Anche lui, come Chiron, è interpretato da ben tre attori, perché anche di Kevin noi vediamo l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta. Kevin bambino è interpretato da il giovanissimo Judder Piner, spero si dica così il suo nome. Poi lo vediamo nell'età adolescenziale, dove è interpretato da Jarrell Jerome. E infine nell'età adulta, dove è interpretato dal grandissimo Andrea Holland, che per chi non lo conoscesse è famoso per la serie TV The Nick. Quest'ultimo secondo me è il migliore dei tre. Qua, a differenza però del personaggio di Chiron, si vede un po' la differenza tra i vari attori, un po' di più tra il Kevin bambino e il Kevin adulto. Però comunque si è presi dal film e non è un elemento che si nota così tanto. L'ho notato soprattutto dopo, quando appunto mi stavo informando, mi stavo argomentando per questa recensione. Però trovo che comunque siano stati tutti e tre bravissimi e, come dicevo in precedenza, solo Holland secondo me spicca un po' di più degli altri, ma anche perché secondo me ha anche avuto più tempo per esprimersi al meglio. Comunque Moonlight non è solo un film che si sofferma e che ci racconta la storia e la vita di Chiron e degli altri personaggi comunque di contorno, ma è anche un film che racchiude in sé tematiche molto forti, come l'omofobia, il razzismo, la diversità, l'educazione, il bullismo, la mancanza appunto della figura paterna, le difficoltà che può avere un ragazzo che vive per la strada o in quartieri comunque un po' malfamati, eccetera eccetera. Veramente tante tematiche molto forti e toccanti. Il tutto però spesso ci viene descritto soltanto attraverso l'uso delle immagini, che sono veramente caratterizzate da un forte impatto emotivo. Questo perché i dialoghi sono quasi ridotti all'osso. Troviamo qualche piccolo monologo qua e là, ma spesso servono diciamo solo per accentuare, per sottolineare l'argomento che viene trattato in quel determinato momento. Quello che riesce a creare Jenkins attraverso una regia molto pulita è veramente fantastico, perché riesce a creare immagini di grandissimo valore e significato, come ad esempio quella che dà il titolo al film, ovvero l'immagine del chiaro di luna. Del film ho apprezzato molto la fotografia, ricca di colori freddi, che riescono a descrivere al meglio le situazioni e le ambientazioni della vita di Chiron, e anche la regia di Jenkins, che utilizza piani sequenza particolari create attraverso un movimento circolare intorno all'attore, e questo rende benissimo sul grande schermo, perché riesce a rendere il tutto anche molto più scorrevole. Molto azzeccata è anche la colonna sonora composta da Nicholas Brittle, che crea anche un mix di tonalità classiche e non solo, e riesce a creare un'atmosfera perfetta per il film e per ogni situazione in cui si ritrova Chiron. E come vi dicevo in precedenza, un'altra cosa che mi ha colpito sono sicuramente le interpretazioni degli attori, Ali su tutti, e come vi dicevo prima si è sicuramente meritato la candidatura come miglior attore non protagonista a questi Oscar 2017. L'ultima cosa che ho apprezzato tanto è la divisione del film in tre atti. Questo è l'unico elemento di rimando all'opera teatrale in Moonlight, Black Boys Look Bloom, mi pare si dica così, che è l'opera teatrale da cui è tratto, a cui si è ispirato Jenkins per scrivere la sceneggiatura di questo Moonlight, di questo film. Una divisione che rende ancora di più il film scorrevole. Il primo di questi tre è intitolato Piccolo, ed è il capitolo in cui viene affrontata, raccontata la sua vita familiare e
da cui appunto comincia il film, e dove vediamo i primi motivi per cui lui è molto insicuro, vediamo le sue prime difficoltà, vediamo come è difficile per lui relazionarsi già da bambino con gli altri. Di solito quando si è bambini si è comunque molto aperti, si dice tutto quello che si pensa, e lui invece fa già fatica da bambino, parte già con una difficoltà molto grande, perché non riuscire ad esprimersi, diciamo che non ti rende la vita poi facile nell'immediato futuro. E ci racconta anche come nasce l'amicizia tra Juan e Chiron, e di come Juan diventa un punto di riferimento per il bambino. Questo è il capitolo, secondo me, reso meglio del film, a livello tecnico soprattutto. Poi abbiamo il secondo capitolo, intitolato Chiron, ed è il momento della sua adolescenza. L'adolescenza è un periodo della nostra vita, secondo me, molto importante. È il periodo in cui cominciamo a capire chi vogliamo essere, chi vogliamo poi diventare. Ed è un punto importante anche per il film e per Chiron, perché è il momento in cui lui si comincia a porre le prime domande importanti sulla sua vita, appunto per capire chi è e chi vuole diventare. E vediamo come si pone appunto le sue prime domande sulla sua sessualità. Lui non si sente ancora sicuro di essere omosessuale, anche perché per il fatto che è un po' effeminato, è molto preso in giro e bullizzato dai compagni di scuola, che gli provocano non solo male fisico. Poi abbiamo il terzo ed ultimo capitolo, intitolato Black, capitolo in cui viene affrontata appunto l'età adulta, e dove vediamo uno Chiron decisamente molto diverso, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista a volte del carattere. O almeno è quello che ci vuole far credere Chiron, perché noi vediamo appunto che in un primo momento è molto sicuro di sé, ormai è diventato anche lui uno spacciatore come Juan, e quindi diciamo che ha preso una brutta strada, non solo per colpa sua, ma perché è stato, diciamo, costretto a prendere una brutta strada. Non vi dico però i motivi per non rovinarvi la visione del film. Però a tratti vediamo ancora che si nasconde lo Chiron adolescente bambino in lui, perché comunque parla poco, non si relaziona molto con gli altri, non è cambiato il rapporto d'odio con la madre, e in più, nonostante sia cambiato nel fisico, nell'aspetto, e sembra essere cambiato nel comportamento, non è così, perché a lui ancora si pone certe domande, non è ancora sicuro della sua sessualità, è molto debole dal punto di vista emotivo, e quindi alla fine diciamo che ci sembra molto cambiato visivamente, ma poi quando diciamo lo vediamo nell'interezza di tutto il capitolo, vediamo che alla fine è cambiato ma non lo è allo stesso tempo. Diciamo che ha preso poi una cattiva strada e cerca di essere quello che lui non è realmente. Non diventa quello che secondo me lui vuole diventare, perché non ha una vera e propria idea concreta di quello che lui vuole diventare. Questo però è il capitolo un po' più complicato, un po' più complesso. Secondo me non è migliore del 3, ma anch'esso molto toccante dal punto di vista emotivo. In più il film si chiude con un finale veramente favoloso, quasi da capolavoro, perché naturalmente non sto qua a raccontarvelo per non rovinarvi la visione del film, però vi assicuro che è veramente fantastico, e le ultime inquadrature sono veramente favolose. Non so cos'altro dirvi per spiegarvi appunto questo finale. Comunque, Moonlight naturalmente ha anche dei difetti. Io ne ho trovati ad esempio pochi, forse il terzo capitolo, perché come vi dicevo prima comunque è appunto uno dei pochi difetti del film, perché secondo me lì il ritmo è un po' più compassato, perché comunque si è già passato attraverso i precedenti due periodi, ovvero l'infanzia e l'adolescenza, e quando si arriva all'età adulta diciamo che un po' ti aspetti che sia cambiato, però quando lo vedi ancora molto introverso, chiuso in se stesso, ci si aspettava forse un ritmo un po' più spedito nell'ultima parte, e invece Jenkins decide di rimanere sullo stesso ritmo per tutto il film, un ritmo molto lento, ma che comunque ad esempio a me non ha dato fastidio. Però ho sentito che anche gente che comunque era di fianco a me in sala, che era un po' annoiata nell'ultima parte. Io ad esempio non lo sono stato, come vi ho detto prima, però potrebbe rappresentare un difetto a livello comunque generale di pubblico, solo questo. Un altro, diciamo, difetto, ma in realtà non è un difetto per me, è una grande critica che ha subito il film. Naturalmente adesso sta anche cambiando la luce perché è andato via il sole, è un po' tardi, quindi vedete un'atmosfera da moonlight nella mia camera in questo video.
Comunque, una delle critiche che ha subito il film è sicuramente il fatto che sia un film improntato proprio per vincere premi, per gli Oscar. Secondo me non è così. È vero che tratta temi comunque toccanti, come l'omofobia, il razzismo, su tutto. Il fatto che sia comunque un film sugli afroamericani. E quindi questo fa pensare che appunto sia un film per vincere premi, perché si è visto che quest'anno c'è stata un'involuzione, una rivoluzione all'interno delle nomination da parte dei giurati dell'Academy, ma secondo me non è appunto così. È un film fantastico, sicuramente da vedere, molto drammatico, che ti crea angosce e che ti fa ricordare che anche tu hai avuto magari dei momenti difficili, però tu, a differenza probabilmente del personaggio, sei riuscito magari a superarli, e questo ti fa credere che comunque ci siano persone messe peggio di te e che quindi non bisogna magari lamentarsi per ogni cosa. Diciamo che dà molti insegnamenti, secondo me, questo film, e si è sicuramente meritato le 8 nomination agli Academy Awards, ai premi Oscar. Per questi motivi io do al film un gran bel 9. Secondo me si avvicina molto a un capolavoro e Jenkins fa un lavoro eccezionale. Tutto qui, non so cos'altro aggiungere. È sicuramente un film, uno dei film più belli che io abbia mai visto. Insomma, Moonlight è un fantastico film, e come vi dicevo prima, quasi un capolavoro. È un film che ci racconta la crescita, lo sviluppo e la formazione di un ragazzo afroamericano in un mondo che però non lo aiuta per niente nella sua personale crescita, e lo rende ancora più insicuro e più indifeso di quanto già lo fosse all'inizio. Un film che si dimostra essere da un lato molto duro, perché ci mostra molta violenza, soprattutto nei confronti del ragazzo, ma allo stesso tempo riesce a essere anche un film dolce, a tratti delicato e anche molto simbolico. Uno dei simboli che mi ha colpito di più è quello dell'acqua, che rappresenta una specie di collante, diciamo, un elemento collegante tra i vari capitoli, secondo me. Per questi motivi è sicuramente scandaloso che il film sia veramente distribuito in maniera orribile, perché sarà presente sia noi in una cinquantina, nemmeno forse, di sale in tutta Italia, nonostante le 8 nomination ai premi Oscar. Quindi, detto questo, passiamo velocemente al consiglio della settimana. Il film che vi consiglio oggi è Changeling, un film del 2008 diretto da Clint Eastwood. Eastwood è famosissimo sia come attore sia come regista, anche per aver vinto 5 premi Oscar, di cui 2 alla regia. Ma ora torniamo al consiglio di oggi. Changeling è tratto da una storia vera e racconta la vita di Christine Collins, una madre a cui sparisce il figlio misteriosamente e che mesi dopo viene ritrovato dalla polizia. Il problema è che il bambino che viene riportato da Christine, la protagonista, secondo lei non è realmente suo figlio, e da qui poi comincerà a svilupparsi tutta poi la storia del film. Non mi voglio però spingere oltre, appunto per non rovinarvi e per non cadere in spoiler comunque inutili. Comunque, in generale, Changeling è un gran bel film, diretto alla stragrande da Clint Eastwood e interpretato in maniera favolosa da Angelina Jolie, che appunto interpreta Christine Collins, la protagonista. Il film rappresenta in tutto e per tutto la lotta di una madre all'interno però di un mondo decisamente e completamente corrotto. Quindi questo era il consiglio della settimana, e come sempre, se volete poi una recensione completa di questo film, fatemelo sapere qua sotto con un commento, e se ho tempo comincerò comunque a fare queste recensioni dei consigli cinematografici. Detto questo, vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividerlo sui vostri vari social. Mi trovate anche su Facebook, Twitter e Instagram, sui vostri vari social, che trovate il nome qua in alto e di cui trovate il link qua sotto in descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!